Più belle, come vedete gli stucchi sono meravigliosi, con delle meravigliose opere. Ed eccoci qua con una personalità straordinaria, per piacere e l'onore di presentare il professor Francesco Alberoni, noto sociologo di fama mondiale e con tantissimi titoli all'attivo. È un giovanotto di solo 90 anni, è stato direttore generale della RAI, ha diretto il centro di cinematografia, è stato l'ideatore di grandissimi marchi come quello della Tod's e ha fatto tanto, insomma, tanto, e ha parlato soprattutto di amore, di felicità, di donne, di sesso, di famiglia. E con Cristina Cattaneo, col piacere di avere qui, vorrei un forte e caloroso applauso perché vengono da Milano per voi. Credo che sia una delle cose più belle, noi nasciamo dall'amore, dal frutto dell'amore, una donna ci genera e ci crea, Franco ci porta al mondo. Per tanti, tantissimi anni, il primo libro penso che sia del 68, vero? È del 68. L'hanno ricevuto tutti malissimo, dicendo che era una schifezza, una stupidaggine, quelli che l'hanno letto. Io ho aspettato 10 anni, pensando alle cose, e poi l'ho riscritto da capo, in una prosa che secondo me era più semplice, e ha avuto un successo mondiale. E che vuol dire in fondo che una cosa deve uscire nel momento giusto e nel modo giusto. Ma stavo pensando definitivamente. Detto questo, Cristina Cattaneo, nota giornalista, scrittrice, e quindi 2 anni di ricerca per scrivere questo libro. Amore mio, come si è cambiato. Nelle relazioni è difficile a volte stare assieme, perché oggi ci si lascia più facilmente di una volta. E vengo alla risposta, a un inizio di risposta, perché innamoramento amore delinea proprio la teoria universale del processo amoroso, come avviene in tutte le epoche. Poi ogni epoca storica però ha delle problematiche differenti. Queste problematiche differenti, siccome siamo molto complessi, cambiano completamente la nostra percezione dell'amore. Ma io devo continuare ad andare verso l'altro, devo ricominciare se ho bisticciato, devo mettermi in discussione, devo dirgli la verità, per esempio. Ma oggi ci siamo un po' dimenticati di coltivare tutti questi aspetti. Parlare di amore nella musica, per quanto riguarda me, anche se appunto è molto impegnativo parlare di amore di fronte al professor Alberoni, che è proprio un guru di questo, è la musica sacra. E le sensazioni più alte e più forti che io ho provato in questi anni di direzione sono state dirigendo brani di musica sacra. Quando io ho diretto il Requiem di Mozart per la prima volta a Milano, non ho dormito per 3 giorni dall'emozione. Cioè, avevo un'adrenalina in corpo che proprio non riuscivo a calmarmi senza bere caffè. Era proprio il potere di sentire, di dirigere non soltanto la musica e le voci, ma un testo divino che ti collega proprio, che usa la musica come tramite per una dimensione ascendente. Volevo fare una domanda anche a Bernardo Finco rispetto a questa, perché lui è un padrone di casa, ma è un padrone di casa nuovo. Sapete che nella villa qui fuori c'è una lapide, potete vederla, è scritto Musis et Amicis, era il motto che hanno scelto i Rezzonico per questa bellissima villa in pietra euganea, quindi vulcanica, quindi resisterà nei secoli. Musis è una degli amori. Musis. San Bernardo ha voluto categorizzare le categorie d'amore. Ha scritto che ci sono 4 categorie d'amore rapportate all'amore verso la Madonna, però le ha discettato in categorie quasi geometriche. Ci deve essere qualcosa all'inizio che nasce nel 2 e che io chiamo come un gas, non è il colpo di fulmine, cioè il colpo di fulmine
che poi finisce in niente. È un gas, è una compenetrazione, una corrispondenza di sensazioni, di intuizioni, di pensieri, di attrazioni, e nasce l'universo amoroso. Quel titolo del suo libro è L'universo amoroso, che è un universo distaccato dalla Terra. Francesco Alberoni, Silvia Caterinizzolo, Cristina Cattaneo, Bernardo Finco, prego alle signore. Grazie a questi bravissimi artisti, prego la mostra, e si può accedere di qua, apriamo le porte per il buffet. Sindaco, il sindaco è appena stato eletto, e vorrei un forte applauso per venirla qua. Sono onorata della fiducia che mi è stata accordata. Sicuramente sono molto determinata, probabilmente anche coraggiosa, però entusiasta. Diciamo che quella che prima era adrenalina fino al 26 di maggio, dopo si è trasformata in ottimismo, e sono proprio molto felice e energica. Solisti lirico Bassano, sì, qui siamo un gruppo amatoriale che lavoriamo sul territorio e tentiamo di diffondere la cultura musicale nel territorio bassanese. Guardate tutti l'obiettivo, sorriso. Un applauso agli artisti, via. Grazie.